tutti, buongiorno e benvenuti a questo secondo appuntamento del ciclo di webinar di 6 appuntamenti in dialogo col foro. 6 incontri per conoscere meglio i membri del foro, organo indipendente internazionale che supporta Regione Lombardia nella governance responsabile della ricerca e l'innovazione. Questi incontri sono promossi da Regione Lombardia in collaborazione con Fondazione Bassetti e ci daranno l'opportunità per conoscere meglio in primis i 10 membri che compongono il foro, ma anche per conoscere le attività che il foro ha svolto durante questi 3 anni di supporto a Regione Lombardia con le varie attività che vi stiamo appunto presentando in questi 6 incontri. Dopo il primo incontro 2 settimane fa con Agnes Alansdottir e Marzia Mazzonetto, in cui abbiamo parlato di partecipazione dei cittadini ai processi di policy e di ricerca e innovazione, quindi attraverso il racconto delle metodologie che vengono utilizzate ormai in tutto il mondo per coinvolgere i cittadini nel co-design delle policy di ricerca e innovazione, ma anche per farli entrare all'interno dei processi stessi di ricerca e innovazione, andando a creare insieme innovatori e ricercatori soluzioni, opzioni di soluzioni innovative alle cosiddette grand challenges, quindi dal cambiamento climatico, grandi problemi di salute. Oggi parleremo di un altro tema enorme, come dice lo stesso nome, dei big data. Si parla ormai sempre più spesso di big data come l'oro, come il petrolio, come la nuova fonte di che farà girare l'economia, che sta già facendo girare l'economia ai giorni nostri. Ma che cosa intendiamo? Cosa significa parlare di big data? Significa solamente raccogliere una grande quantità, una grande massa di dati, e che tipi di dati ci servono per poter parlare di big data? Ma soprattutto cosa riusciamo a ricavare dall'analisi di tutti questi set di dati? Che informazioni possono darci, che informazioni utili possono essere utilizzate dai decisori politici per prendere appunto delle decisioni pubbliche per il bene comune? Quindi qual è il ruolo dei big data all'interno di questo contesto? Non parleremo, non chiariremo soltanto, grazie all'intervento dei 2 ospiti di oggi, 2 membri del foro per la ricerca e l'innovazione di Regione Lombardia, chiariremo anche un po' quali sono appunto i limiti. Abbiamo bisogno delle infrastrutture per farli funzionare bene, che tipo di infrastrutture e che cosa significa mettere in piedi un sistema di processi, analisi e interpretazione di questi dati, come possiamo applicare l'analisi di questi dati a contesti come quelli della salute. Sicuramente molti di noi, nel contesto che stiamo vivendo tutti a livello mondiale della pandemia Covid, abbiamo sentito parlare spessissimo dell'utilizzo di grandi moli di dati per fare delle interpretazioni, dei modelli di previsione e tutta una serie appunto di valutazioni per decisioni migliori per affrontare l'emergenza del Covid. Lo facciamo quindi e cominciamo ad entrare nel vivo di queste tematiche nella discussione al primo dei 2 ospiti che sono oggi qui con noi, e do quindi subito il benvenuto a Francesco Lescai. Francesco Lescai è professore associato del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Spallanzani dell'Università di Pavia. Francesco Lescai è rientrato dopo diversi anni all'estero, è stato dapprima UCL come ricercatore a Londra, poi un'esperienza piuttosto lunga in Danimarca come professore associato di bioinformatica e biotecnologie, e un'esperienza appunto che lo ha portato a lavorare soprattutto sulle tecniche di Next Generation Sequencing all'interno del più grande progetto di sequenziamento sulle malattie psichiatriche. Poi dal 2017 al 2019 è stato nell'azienda Qiagen come responsabile scientifico per l'area di genomica biomedica.
Dopodiché per 2 anni si è trasferito nuovamente a Londra come leader del team di bioinformatica per l'Agenzia Nazionale del Farmaco presso il National Institute for Biological Standards and Control, dove ha lavorato sulla standardizzazione dell'analisi di dati di sequenza e le infrastrutture big data dell'agenzia. Per quindi poi tornare in Italia all'Università di Pavia presso il Dipartimento Spallanzani, appunto, come dicevamo, a capo del laboratorio di bioinformatica. Do quindi il benvenuto a Francesco Lescai, che ci introdurrà appunto sui temi dei big data e della loro applicazione nel contesto della salute. Grazie Angela, grazie a tutti per l'organizzazione di questi webinar. Dunque inizio con la condivisione dello schermo. Confermatemi che si vede tutto correttamente. Perfetto. Dunque io vorrei diciamo intanto contestualizzare un po' quando si parla di big data e cominciare da una parte un po' introduttiva, cioè innanzitutto che cosa significa grandi dati, quindi vorrei fare un po' di paragoni per contestualizzare questa conversazione sui big data. Oggi probabilmente nessuno utilizza quasi più, penso, dei CD-ROM, diciamo, ma per dare un'idea della quantità di dati con un mezzo, e poi forse molti saranno a conoscenza, diciamo, un CD-ROM classico contiene circa 700 megabyte di dati. Poi forse qualcosa con cui siamo, soprattutto adesso dopo quasi 2 anni di pandemia, tutti molto a nostro agio, diciamo forse un film, e se consideriamo un'ora di un film in alta definizione, più o meno questa su disco occupa 3 gigabyte. Oggi i computer che compriamo hanno dei dischi rigidi che contengono circa 1 terabyte, questo è all'incirca 1000 gigabyte, quindi questo potrebbe corrispondere per esempio a circa 340 ore di un film. Tanto per diciamo contestualizzare un po' questi ordini di grandezza quando parliamo di big data. Ovviamente quando ragioniamo appunto di grandi scale andiamo su una scala ancora più grande, che è quella del petabyte, e quindi in questa linea immaginaria che ci porta dal CD-ROM a questa scala di dati utilizzata per le analisi che vedremo, un petabyte sono circa 1000 hard disk da 1 terabyte, tanto per darci l'idea, diciamo, di che cosa stiamo parlando. Quindi questa è la grandezza con cui ci confrontiamo quando parliamo di big data. Per contestualizzare ancora in questa scala di grandezza, pensiamo di nuovo, diciamo senza fare nessuna pubblicità, diciamo, ma un servizio con cui questo anno e mezzo di pandemia probabilmente molte persone in giro per il mondo avranno fatto la conoscenza, diciamo la libreria di Netflix è all'incirca 60 petabyte. Ora, se noi facciamo un paragone con una situazione, diciamo, un po' più genomica, che è il mio settore, un genoma umano ha una grandezza invece di circa 120 gigabyte. Quindi significa che se volessimo fare un paragone tra la libreria di film di Netflix di 60 petabyte e una libreria di genomi umani, potremmo dire che quest'ordine di grandezza della libreria di Netflix corrisponde a circa 520.000 genomi umani, circa 60 petabyte. Quindi questo è, diciamo, di nuovo un po' per contestualizzare gli ordini di grandezza. Questo tipo di numerosità di informazioni e grandezza di dati è ovviamente fondamentale per raccogliere informazioni, per esempio anche al giorno d'oggi sulla pandemia. E quindi se facciamo un esempio un po' più sul quotidiano, sui dati di SARS-CoV-2, per esempio adesso, a qualche giorno fa, diciamo, su questo database internazionale che è curato da un network sulla sorveglianza per le pandemie,
sono contenuti adesso circa 1.768.000 sequenze di genomi virali sequenziati da individui positivi. E questo è uno sforzo che va avanti, diciamo, da parte di numerosi paesi in tutto il mondo. Qui ho portato alcuni esempi dall'Europa. La Danimarca, per esempio, è uno dei paesi che in percentuale ha sequenziato più casi positivi, il 36% dei casi, con circa 23 giorni dal momento in cui il campione viene prelevato dall'individuo positivo al deposito su questo database internazionale. Segue l'Inghilterra, che è quella che in quantità assoluti in Europa ha sequenziato il maggior numero di genomi, che si attesta 9,5% dei casi con 16 giorni per depositare i dati. L'Italia non si classifica, diciamo, fra i primi. Abbiamo sequenziato soltanto lo 0,69% dei casi positivi e negli ultimi mesi, soprattutto grazie ad alcuni centri, abbiamo recuperato moltissimo sulla media dei giorni che servono per depositare questi dati dal prelievo del campione fino alla presenza nel database internazionale. Quindi capite che parliamo di un grande sforzo, molto spesso di un grande sforzo internazionale, di sforzi che vengono coordinati, perché chiaramente questo significa avere un database comune, persone che decidono di depositare i dati e metterli a disposizione degli altri, e poi vedete che parliamo comunque di grandi numeri, perché adesso abbiamo quasi 2 milioni di casi di Covid sequenziati, depositati nel database. La domanda però che viene naturale è se questo sia effettivamente un problema di grandezza, e questo, diciamo, è la domanda più importante quando in realtà parliamo di big data, perché di nuovo, tornando al discorso Netflix, che forse è più quotidiano per molte persone, diciamo, Netflix utilizza tutti questi dati, vedete sono molti milioni clienti in tutto il mondo, utilizza questi dati per fare tante cose. Alcune delle cose che fanno le abbiamo sotto mano tutti i giorni, nel senso che ovviamente viene raccolto che cose guardiamo, a che ore del giorno guardiamo un film, cosa ci piace, cosa non ci piace, però viene raccolto anche un sacco di informazioni, per esempio sulla la velocità delle connessioni internet, per esempio durante la durata del film che stiamo guardando, per esempio. Queste informazioni vengono analizzate in qualche modo e vengono analizzate, per esempio, per fare delle predizioni, per presentare dei suggerimenti, e questi li vediamo tutti, diciamo, nella nostra home page. Però, per esempio, nel caso di informazioni, per esempio, sulla nostra connessione internet, che noi non ci rendiamo conto di condividere con Netflix, queste informazioni vengono usate, per esempio, per fare delle predizioni che servono a migliorare la qualità dello streaming del video che guardiamo. Diciamo, e quindi, anche se questo è un po' più invisibile ai nostri occhi, però, diciamo, utilizzando una serie di strumenti di analisi e di predizione, questi dati servono a migliorare di fatto la qualità della fruizione del servizio da parte nostra. Ritornando al discorso Covid, che chiaramente occupa purtroppo buona parte della nostra quotidianità, oltre a Netflix direi, questi dati che ho fatto vedere, i quasi 2 milioni di genomi, sono molto importanti perché ci consentono di analizzare in tempo reale, per esempio, la diffusione e l'evoluzione delle varianti del virus. In questo grafico vediamo, per esempio, un'analisi di un altro consorzio che si chiama Nextstrain, che ha sviluppato una piattaforma di analisi sui dati di questo database internazionale di cui ho appena parlato, e vedete già dai colori che di fatto le varianti virali che erano apparse quando è iniziata la pandemia quasi non esistono più, e adesso abbiamo, vedete, dei colori completamente diversi rispetto all'inizio, e queste sono le varianti di cui si sta parlando tanto in questi giorni,
che hanno preso di fatto campo rispetto alle varianti che esistevano un anno e mezzo fa, quando la pandemia ha cominciato a diffondersi in tutto il mondo. Quindi questo tipo di analisi in tempo reale ovviamente è fondamentale anche per informare le autorità sanitarie e per anticipare chiaramente la programmazione delle attività e degli interventi sanitari. Quindi tutto questo, ci porta ad un primo messaggio importante, e cioè che il problema dei big data non è tanto un problema di grandezza, ma è quanto una sfida di connettere fra di loro queste informazioni, queste grandi quantità di informazioni. Perché? Perché vogliamo dalla relazione che possiamo scoprire fra queste grandi quantità di informazioni trarre delle conclusioni, riuscire a classificare delle cose e soprattutto riuscire a fare delle predizioni, perché questo ci consente di anticipare e programmare soprattutto delle azioni di intervento. Quindi, come capite, è un settore di stragrande interesse, soprattutto per l'ambito della salute, che ovviamente è quello che interessa a me. E negli ultimi anni, tecnologie che collezionano, raccolgono e offrono una grande quantità di dati da poter gestire per fare questo tipo di predizione nell'ambito della salute, ne sono emerse tantissime. Qui in questa serie di figure ne ho rappresentate alcune. In alto a sinistra, per esempio, c'è una nuova tecnologia di sequenziamento del genoma. Vedete, la tengo con due dita per far vedere la scala di questo sequenziatore di genoma, è molto piccolo e quindi chiaramente se ne parla ormai da anni che una tecnologia così potrebbe sedere tranquillamente sulla scrivania del medico di famiglia in un prossimo futuro, si spera. Però ci sono anche tante altre tecnologie che abbiamo molto tranquillamente sotto mano tutti i giorni, come per esempio le cosiddette wearable, le tecnologie indossabili, come gli smartwatch, orologi di varie case produttrici, che raccolgono informazioni per esempio sul nostro stile di vita, a partire dalla quantità di esercizio che facciamo tutti i giorni, ma anche i nostri battiti cardiaci, la frequenza di respirazione, tutta una quantità di informazioni dal movimento allo stile di vita, che sono fondamentali poi per informare per esempio anche decisioni di tipo medico, e la capacità di integrare queste diverse sorgenti di informazioni, quindi molto più tecniche che si basano su grandi tecnologie come per esempio il sequenziamento del genoma, ma anche molto più quotidiane sul nostro stile di vita, attività e parametri vitali che possiamo registrare tutti i giorni, chiaramente queste possono convergere per informare decisioni sul nostro stato di salute. Questo è possibile, appunto, ritorniamo al discorso che facevo poco fa sulla necessità di mettere in relazione queste informazioni, è fondamentale integrare questi tipi di dati dopo averli raccolti, e qui è il campo dove l'intelligenza artificiale e anche modelli matematici ci aiutano a svolgere questa grande attività. Ho fatto l'esempio di Netflix, che riesce a predire il modo migliore di fare streaming di un film sulla base dell'analisi dei dati di connessione internet durante la visione di un film. Per esempio, nell'ambito della salute noi possiamo integrare dati che vanno dalla genetica, ma anche la nutrizione, dati socio-economici, stile di vita, diversi tipi di informazione con tracking in modelli che ci consentono di svolgere una serie di predizioni. Come diceva Angela nella sua introduzione, ovviamente quando parliamo di concetti un po' astratti come raccogliere dati, fare un'analisi di predizione, utilizzare intelligenza artificiale, molto spesso questa cosa ci sembra molto astratta, immateriale. Queste cose sono tutt'altro che immateriali, perché per realizzare questa attività di raccolta dei dati e di analisi dei dati in questo modo servono in realtà delle grandi infrastrutture. Grandi infrastrutture, che significa centri di calcolo. Questi possono essere centri di calcolo di singole università o di singoli istituti,
per esempio a Pavia ne abbiamo diversi, ma possono essere anche grandi centri di calcolo condivisi. Quando per esempio parliamo del cloud, in realtà il cloud sono enormi centri di calcolo che le aziende che mettono a disposizione il cloud diciamo offrono ai loro clienti come infrastrutture condivise, però sempre di infrastrutture materiali si tratta, quindi questi dati fisicamente finiscono da qualche parte, e per realizzare queste attività di intelligenza artificiale e di predizione utilizzando dei modelli matematici e statistici servono delle grandi infrastrutture di calcolo che fisicamente si trovano da qualche parte. Questo ci consente, appunto, come nel caso dell'esempio più semplice di Netflix, anche per la salute però, di fare delle predizioni su delle condizioni fisiche o patologiche, di anticipare l'evoluzione di fenomeni fisiologici o patologici e migliorare, per esempio, la gestione del paziente. Ovviamente forse diciamo l'uso e soprattutto la parola anche tracking è nelle notizie da diversi anni per una serie di grossi casi che sono emersi. Diciamo per esempio alcuni anni fa lo scandalo di Facebook e Cambridge Analytica, molto più recentemente la grande diatriba di nuovo tra Facebook ed Apple per le introduzioni di sistemi che prevengono il tracking da parte di Facebook e altre app sui nostri smartphone, per esempio, diciamo, e questo ci richiama nuovamente al problema del doppio uso che può essere fatto nella raccolta di queste informazioni. Cioè chiaramente riuscire a fare una raccolta di informazioni sul nostro stile di vita, sulla nostra quotidianità, sulle nostre preferenze è chiaramente una grande opportunità se la pensiamo per esempio dal punto di vista della salute, però è una cosa a cui bisogna stare ovviamente molto attenti, perché per esempio nello scandalo di Cambridge Analytica tutte queste preferenze venivano utilizzate non solo per anticipare ma anche per manipolare per esempio dei comportamenti, e quindi chiaramente questo è un aspetto estremamente controverso, se non anche pericoloso. Io considero la partecipazione dei cittadini in generale un antidoto anche all'uso duale di questo tipo di tecnologie, che ci consente di garantire il più possibile una preferenza per i benefici di cui stiamo parlando e un'attenzione invece all'uso negativo di questo tipo di raccolta di dati. Quando parlo di partecipazione non posso non citare un progetto che abbiamo concluso qualche anno fa, in cui anche Angela ha partecipato, che è SmartMap. In questo progetto abbiamo analizzato tre aree di intervento. Una di queste era la medicina di precisione, e qui abbiamo sottolineato come la partecipazione dei cittadini in generale, non soltanto dei pazienti, allo sviluppo di tecnologie e prodotti in questo settore porta numerosi benefici. Per esempio prodotti che sono più rispondenti ai bisogni dei pazienti e quindi uno sviluppo, anche un modello di sviluppo industriale cosiddetto più patient-centric, cioè dove il paziente è al centro dello sviluppo, nuove opportunità di business per le industrie, ma anche opportunità di interazione tra cittadini e attori industriali, che chiaramente porta diciamo ad una crescita e a delle opportunità di nuove attività per tutti i soggetti coinvolti, e oltre al fatto che si può fare uno sviluppo di prodotti molto più moderno, molto più agile, chiaramente, che coinvolge più persone. Tra i bisogni e le sfide che avevamo individuato c'era proprio infatti il discorso dell'accesso ai dati, la standardizzazione di come i dati vengono raccolti e anche poi una trasformazione partecipativa più generale del sistema salute, chiaramente. E questo richiedeva nelle conclusioni del progetto, nelle roadmap che abbiamo sviluppato, una serie di condizioni al contorno, tra cui anche stabilire tutta una serie di condizioni necessarie come incentivi, promozioni, riconoscimento delle professionalità e, come dicevo, appunto una trasformazione partecipativa del sistema salute.
Questo è molto in linea con le grandi trasformazioni della medicina moderna, in cui si parla moltissimo della cosiddetta before medicine, cioè dove appunto la predizione svolge un ruolo fondamentale, la personalizzazione di cui ho appena parlato e la partecipazione. Quindi vedete, due aspetti dei big data sono, diciamo, la metà di questo nuovo paradigma della medicina, la P4 Medicine, dove appunto la partecipazione da un lato e la capacità di svolgere attività di produzione, di predizione dall'altro, sono fondamentali a questa trasformazione del sistema salute. Ovviamente non si può parlare di partecipazione se non si parla di accesso a questi dati, ovviamente con tutto quello che questo significa da un punto di vista della privacy, dell'attenzione all'uso duale e così via, ovviamente. E qui vorrei fare di nuovo un esempio del Covid. All'inizio della pandemia, per esempio, ci sono state molte critiche al modo con cui i dati sul monitoraggio del Covid venivano messi a disposizione, perché c'era a disposizione, diciamo, quotidianamente un file in PDF con i dati a disposizione sul sito. Voi capite che un file PDF non è facilmente gestibile né utilizzabile da un punto di vista programmatico, di computer e così via. Tutto questo è cambiato moltissimo perché, per esempio, la Protezione Civile in Italia ha fatto un grandissimo sforzo sugli open data, e adesso, come vedete da questo workflow nella figura, c'è tutto un sistema che consente ai dati quotidianamente di essere messi a disposizione entro la sera su GitHub, che è un repository open source e accessibile a tutti, dove questi dati vengono depositati. Quindi chiunque può scaricarli, analizzarli e trarre delle conclusioni. E questo, come capite, è fondamentale. È fondamentale sia per un discorso di trasparenza, ma anche per facilitare un'innovazione dal basso. Questo consente cose come, per esempio, dashboard che tutti possono consultare. Questa è quella della Protezione Civile, ma ce ne sono altre sviluppate da altri soggetti che sono ugualmente interessanti, e queste sono possibili soltanto perché i dati sono ovviamente a disposizione di tutti. Però le iniziative dal basso sono ugualmente importanti. Ci sono state diverse cosiddette hackathon, che sono delle grandi maratone di codici, se volete un po' geek del settore. Adesso l'Unione Europea ne ha organizzata una proprio sui dati della salute, con queste 9 sfide che sono state individuate dalla Commissione Europea. Questo è un evento che è organizzato per la fine della settimana prossima, ed è una grande competizione appunto dal basso, in cui molti soggetti potranno partecipare per proporre delle soluzioni. Questo tipo di attività dal basso è possibile soltanto se i dati ovviamente sono accessibili a disposizione di tutti. Quindi l'open data, soprattutto quando parliamo di innovazione, è veramente fondamentale. All'interno del foro l'anno scorso abbiamo fatto delle raccomandazioni per cercare, diciamo, di aiutare un po' l'interpretazione e la programmazione di azioni per la pandemia, e abbiamo centrato le nostre raccomandazioni su alcuni temi fondamentali. Vedete che due di questi 5 temi erano proprio sui dati, dove raccomandavamo all'inizio della pandemia l'anno scorso un sistema di condivisione dei dati da parte di tutti, open data, computer friendly. Capite da quello che ho già detto che molte di queste raccomandazioni sono in linea con quello che è poi stato adottato successivamente, per esempio, dalla Protezione Civile. Resta ovviamente importante questo aspetto della partecipazione e della supervisione indipendente, proprio per garantire che ci sia trasparenza e soprattutto anche responsabilità nell'uso e nella diffusione di dati, per esempio dal tracking degli individui. Quindi, in conclusione di questa breve introduzione che volevo fare, alcuni, diciamo, messaggi fondamentali. Innanzitutto, che quando parliamo di big data non parliamo soltanto o tanto della grandezza dei dati, ma del fatto che vogliamo mettere in relazione fra loro queste grandi quantità di informazioni.
Poi il fatto che quando parliamo di grandi dati non parliamo di qualcosa di materiale, ma parliamo di qualcosa di molto materiale, in cui sono necessarie delle infrastrutture fisiche dedicate che consentono sia la raccolta dei dati che soprattutto l'analisi e lo sviluppo di algoritmi che consentono di mettere in relazione questi dati. Poi ovviamente questa è una mia posizione importante, che io ritengo quest'area sia di grandissima promessa per il settore della salute e per la trasformazione del sistema salute che sta avvenendo in questi anni. E credo che l'area dei big data sia intrinsecamente partecipativa se questi i dati, diciamo, si investe sull'accesso open dei dati. E poi ovviamente che tutto questo richiede naturalmente trasparenza e un controllo indipendente per assicurare, diciamo, che ci sia un controllo e una supervisione sugli aspetti potenzialmente negativi ovviamente della raccolta di dati e soprattutto dell'uso di questi big data in vari settori. E qui mi fermerei, poi non so se facciamo delle domande adesso oppure preferiamo continuare successivamente. Grazie mille a Francesco Lescai per questa presentazione ricchissima di spunti e di riflessioni. Io ricordo a tutti coloro che si sono iscritti nella piattaforma Zoom, chiaramente possono direttamente intervenire o prenotandosi in chat o alzando la mano. Se nel frattempo appunto qualcuno ha desiderio di partecipare al dialogo con Francesco Lescai, lo invito a farlo. Nel frattempo ci è arrivata una domanda invece su YouTube, uno dei due canali su cui si può seguire questo webinar, a parte la piattaforma Zoom, quindi chiaramente in web streaming sulla piattaforma Open Innovation, ma anche sul canale YouTube di Fondazione Bassetti. E appunto un partecipante chiede se è possibile avere qualche informazione in più su i processi attraverso cui è possibile estrarre dati da un genoma e scriverli su un hard drive, quindi come passare dal dato genomico al dato informatico, come succede, è magia o ci sarà un processo ovviamente scientifico e tecnologico da seguire. Francesco Lescai, prego. Ci sono delle strumentazioni che fanno questa operazione, quindi di fatto si passa di nuovo da un aspetto materiale in cui il DNA viene estratto in una classica provetta, diciamo, e viene processato da un macchinario che, a seconda del tipo di tecnologia, legge, diciamo, base per base la sequenza del nostro genoma. Le tecnologie possono essere diverse, si possono utilizzare delle telecamere, diciamo, a fluorescenza, che leggono le basi come se fossero, diciamo, dei diversi puntini colorati, e quindi poi traducono questa informazione in lettere su un hard disk, oppure per esempio, come nel caso della tecnologia che ho fatto vedere, diciamo, questa molecola passa all'interno di un piccolo poro e quindi si legge poi la resistenza elettrica del diciamo di questa membrana nel cui poro passa la molecola, e di nuovo questa resistenza elettrica viene scritta dal macchinario che fa questa operazione sul disco come una sequenza di lettere, diciamo. Quindi è il tipo di tecnologia che consente questo passaggio, diciamo, dalla provetta all'hard disk. Questo tipo di tecnologia, se non sbaglio, Francesco Lescai, è quello che utilizzi tutti i giorni proprio appunto nel tuo laboratorio, il laboratorio di cui sei a capo all'Università di Pavia di Computational Genomics, e questo appunto il macchinario, le strumentazioni di cui deve dotarsi un laboratorio di bioinformatica o di Computational Genomics, è corretto? Sì, diciamo, io sono molto più sull'analisi dei dati, quindi diciamo la mia infrastruttura in realtà è più fatta di computer che di più a valle, diciamo. Poi queste sono anche grandi strumentazioni che spesso, diciamo, sono in centri condivisi da più ricercatori, giustamente anche per ottimizzare le risorse. Chiaramente appunto a proposito di ottimizzazione di risorse, parlavamo di infrastrutture, questi dati, come dire, ormai pensiamo ai dati, si parla spessissimo di cloud come se fossero appunto in un mondo etereo, impalpabile, ma invece in realtà si trovano appunto, come ci raccontavi, in centri di calcolo, ovvero enormi edifici all'interno dei quali ci sono questi computer
messi in connessione tra loro enormi, con un utilizzo di energia ovviamente per funzionare massivo, e ne parleremo poi meglio anche grazie all'intervento di Federica Lucivero successivamente. Quindi questo significa, oltre appunto a avere a disposizione una grande quantità di energia per poter far operare questi centri di calcolo, anche grandi investimenti economici per poter avere questi centri di calcolo funzionanti e funzionanti bene. Assolutamente, questi sono macchinari che richiedono tanta programmazione, perché io ho avuto un'esperienza diretta in Inghilterra facendo la programmazione delle infrastrutture per l'Agenzia del Farmaco. Vi potete immaginare la scala, diciamo, dei centri di calcolo necessari per una agenzia del genere. Sono grandissimi investimenti, perché i macchinari che servono, i computer che servono, che vanno messi a rete, sono molto costosi, richiedono infrastrutture di rete molto costosi, e soprattutto richiedono una serie di interventi anche sulla sicurezza dei dati, che non è soltanto una sicurezza, diciamo, immateriale informatica, ma è anche una sicurezza fisica, in cui, diciamo, c'è una protezione da tutti i tipi di cosiddetti disastri diciamo, che possono avvenire sulle infrastrutture informatiche computazionali. Quindi, diciamo, questa è una sfida in cui chiunque si occupa di questi problemi e di questo tipo di analisi in realtà deve in qualche modo mettere in comune le problematiche, perché chiaramente sono investimenti che per esempio un'università o un'agenzia deve decidere se vuole fare diciamo in casa, oppure se vuole fare insieme ad altri consorzi in cui queste risorse sono condivise. La collaborazione è quindi importantissima in questa macro disciplina, perché chiamarla solamente disciplina è un po' riduttivo, visto che mi sembra che ci sia necessità di collaborare anche proprio con esperti di ambienti differenti. Abbiamo parlato di modellistica matematica, statistica, tu provieni dal campo delle biotecnologie, chiaramente ci saranno colleghi biologi, chi si occupa delle infrastrutture, chi di cyber security. È uno sforzo anche di trovare un linguaggio comune per poter affrontare appunto questo tipo di sfide attraverso l'utilizzo del macromondo dei big data. Assolutamente, ma ti faccio un esempio di nuovo sul quotidiano, purtroppo, diciamo, sulla pandemia. Ho citato gli sforzi di Danimarca e Inghilterra, per esempio, sul sequenziamento e il monitoraggio degli individui affetti da Covid con il sequenziamento del genoma. Queste iniziative non sono mai soltanto, diciamo, un aspetto di logistica in cui si mettono in rete i laboratori che raccolgono i campioni, fanno il tampone molecolare e così via. C'è anche una programmazione proprio sull'aspetto di analisi del dato, perché una volta che queste sequenze sono diventate, diciamo, dalla provetta un dato, diciamo, sull'hard disk, poi devono essere un dato diciamo scritto in un modo comune, analizzato in un modo uguale da tutte le parti e molto spesso centralizzato. Quindi diciamo, il fatto che noi Italia siamo indietro nel fare il monitoraggio e la sorveglianza anche da un punto di vista genomico del sequenziamento significa che ci dobbiamo sbrigare non soltanto sull'aspetto probabilmente meno problematico da noi di sequenziamento o di raccolta dei campioni, ma anche e soprattutto dall'analisi dei dati, perché serve quello che hanno fatto altri paesi, e cioè l'individuazione di un'infrastruttura di calcolo, l'individuazione di una metodica, l'individuazione di persone con le competenze necessarie per poter fare una cosa del genere. Nella metodica parliamo anche di standard condivisi, perché chiaramente per analizzare un dato e per avere delle risposte che poi sono confrontabili c'è bisogno di partire da un dato che sia stato strutturato in maniera comune secondo degli standard. Questa è una necessità nel caso specifico appunto che menzionavi, mi sembra di sì, ma credo che funzioni su tutti i campi di applicazione di big data, avere dei parametri fissi su cui raccogliere il dato perché sia un dato di qualità e confrontabile. Assolutamente, non soltanto, questo è chiaramente un grande tema di discussione, soprattutto anche nel campo dell'intelligenza artificiale, perché io poi appunto all'Agenzia del Farmaco ero nell'istituto che fa gli standard
e il controllo, e quindi diciamo di standard mi sono occupato moltissimo anche sull'aspetto della bioinformatica, diciamo, però qui parliamo di standard su tutta la filiera, quindi di standard biologici per quanto riguarda appunto l'individuazione, la diagnostica e il sequenziamento, però poi anche di standard condivisi o quantomeno il più condivisi dal punto di vista dell'analisi, e anche qui adesso c'è una convergenza in tutto il mondo che chiaramente impone a chiunque arrivi adesso in qualche modo di adeguarsi a quello che la comunità ha individuato come standard di analisi anche nel settore. Parlavi poi, Francesco, appunto del sfruttare, diciamo, la possibilità dei big data di far diventare questo campo il più partecipato possibile, quindi di far entrare, soprattutto appunto citavi il campo di applicazione che più conosci, quello della salute, far entrare cittadini, pazienti, cittadini innovatori nella costruzione delle soluzioni, dell'analisi di questi dati. Ma quello che poi appunto un po' chiedono tutti quando si parla di dati e salute, come si fa ad avere un processo partecipativo aperto se parliamo di dati di salute? Dov'è la privacy e qual è, diciamo, la soglia per distinguere che tipo di dati possono essere effettivamente aperti, utilizzati senza invadere e senza valicare ovviamente il diritto alla privacy e di poter conservare i propri dati super sensibili come quelli di salute nelle applicazioni, nella ricerca? Si può fare? Le due cose possono convivere tranquillamente? Ci sono degli esempi? Allora, intanto partecipazione non significa che, diciamo, durante il processo partecipativo chi partecipa legge i dati degli altri, diciamo, quindi chiaramente da un punto di vista della privacy mi sento di escludere questo aspetto, diciamo, nel concetto di partecipazione stessa. Penso che il processo partecipativo sia importante, diciamo, la partecipazione sia importante nel processo di controllo e di design, di disegno, diciamo, del modo con cui i dati vengono utilizzati, chi li accede, quali sono i criteri per poter regolare l'accesso e così via. Per esempio, ci sono una serie di indagini che sono state fatte, credo un paio di anni fa, da parte del Sanger, per esempio in Inghilterra, sui cittadini. C'era stata questa grande discussione su alcune grandi aziende che avevano accesso a dati del sistema sanitario inglese e così via. Diciamo, c'è stata una indagine che chiedeva appunto ai cittadini che cosa sarebbe stato accettabile dal loro punto di vista per l'accesso ai dati. E chiaramente, diciamo, quando le finalità di accesso sono delle finalità molto concrete, diciamo, quindi non astratte, abbastanza immediate sulla risoluzione dei problemi, chiaramente l'accettazione dell'uso dei dati è molto più alta. Quindi questo dimostra, secondo me, il fatto che il processo partecipativo o strumenti di partecipazione sono fondamentali nello scrutinio e nella governance del modo con cui i dati vengono utilizzati e con quali criteri vengono utilizzati e da chi. Quindi non è che ci si aspetta dal cittadino, diciamo, una conoscenza dei modelli matematici dell'intelligenza artificiale, diciamo, però ci si aspetta invece un aiuto e uno scrutinio importante su quali siano i criteri per consentire l'accesso e a quali dati. E quindi in questo senso, chiaramente, secondo me è un ruolo fondamentale nello sviluppo del settore. Grazie mille, so che c'è una mano alzata da Federica Lucivero, appunto la nostra prossima speaker, che vorrebbe fare appunto una domanda a Francesco Lescai. Intanto buongiorno, benvenuto Federica. Ciao Angela, ciao Francesco, grazie per la presentazione, ottima. C'era un punto che secondo me facevi che è molto importante, un po' forse è stato ora discusso anche con Angela, però tu ci hai detto un aspetto fondamentale dei big data è quello di connettere informazioni e ti hai parlato di classificazione, predizione, hai detto io le cose di cui mi occupo in realtà sono proprio l'analisi, si tratta proprio dell'analisi dei dati, e quindi mi chiedevo se potevi fare una riflessione su questo aspetto
l'aspetto interpretativo, sull'aspetto interpretativo che sta dietro l'interpretazione, cioè l'analisi del big data, nel senso che spesso spesso si pensa che i dati e la quantità di dati ti diano delle risposte in maniera quasi diretta. E quindi ecco, volevo, dato che appunto tutti occhi per queste cose, fatto esattamente questo punto, chiedevo se hai qualche riflessione al riguardo. Ma questo è un tema molto discusso oggi, proprio nel settore molto specifico, specializzato, per esempio, dell'intelligenza artificiale, perché gli strumenti di machine learning e oggi soprattutto di deep learning sono degli strumenti molto molto efficaci, soprattutto per effettuare classificazioni e predizioni. Però una grande critica che è molto importante poi soprattutto nell'ambito diagnostico e di salute, ma in realtà un po' dappertutto, diciamo, è il fatto che per come funzionano, non voglio entrare poi troppo nel tecnicismo, ma per come funzionano questi strumenti di machine learning e deep learning, sono un po' delle scatole nere, no? Nel senso, da un lato si fornisce il dato o i grandi dati e dall'altro si riceve una risposta. Molto spesso la risposta che si riceve è estremamente accurata e estremamente forte nella predizione. Ci sono tanti casi, tanti esempi in cui di successo, però la critica, e questo è molto importante se lo vediamo nell'ambito diagnostico, è che a noi interessa anche il meccanismo biologico o il meccanismo patologico con cui si può ricondurre quella predizione, per esempio, ad una comprensione più profonda di una malattia o di un fenomeno fisiologico. E quindi un aspetto su cui adesso c'è un grande investimento, ed è una cosa su cui sto lavorando anche io, per esempio, è il discorso del cosiddetto machine learning interpretativo, cioè, o deep learning interpretativo, quegli strumenti che consentono di trasformare il modello, la statistica che si usa, in modo da riuscire ad interpretare il perché quel modello è riuscito a fare quella determinata predizione e ricondurlo a delle caratteristiche nel dato iniziale che abbiamo utilizzato che sono importanti per fare la predizione. Quindi, per esempio, quando si utilizzano degli strumenti di imaging, riuscire a identificare quelle aree anatomiche che sono importanti per fare quella predizione e quindi individuare, per esempio, delle caratteristiche che hanno influenzato maggiormente la predizione di una determinata evoluzione, per esempio, di una patologia. Quindi è un settore però molto liquido, nel senso, si sta muovendo molto rapidamente e allo stesso tempo su cui tanti stanno investendo, perché chiaramente questo aspetto che hai citato tu dell'interpretazione è forse l'aspetto più interessante, perché ci consente di fare un grande salto adesso dal abbiamo scoperto questi strumenti, abbiamo verificato che ci possono aiutare moltissimo a fare delle predizioni o anche delle classificazioni in modo molto accurato, adesso possiamo utilizzare questi risultati per aumentare anche la nostra comprensione di questi fenomeni che stiamo studiando e su cui stiamo facendo delle predizioni. Quindi questo, secondo me, rappresenterà una seconda fase di questa importanza dell'intelligenza artificiale, in cui l'intelligenza artificiale non ci aiuta soltanto a fare delle predizioni, ma ci aiuta anche ad aumentare la comprensione dei meccanismi che ci portano all'evoluzione di quel fenomeno. Grazie mille a Francesco Lescai, grazie anche a Federica Lucivero per questa domanda. Francesco, ti rimando a un dialogo successivo, dopo che avremo ascoltato anche Federica per una discussione collettiva, e poi sicuramente appunto dopo avremo, come al solito, come in tutti i nostri appuntamenti, l'ultima parte dedicata a raccontare un pezzetto del lavoro del foro di questi 3 anni.